Il marchio Made in Italy è il terzo marchio più famoso al mondo, dopo Visa e Coca-Cola. Quindi capite che avercelo è un vantaggio non indifferente e contraffarlo, cioè falsificarlo, è un problema davvero grave per il nostro mercato. Ci sono aziende che hanno il marchio perché il prodotto è italiano e aziende invece che lavorano un po' al limite della legalità. Esistono prodotti come per esempio quest'olio dove viene dalla Tunisia ma viene fatto l'ultima lavorazione, quindi viene tagliato con olio italiano e se ne esce come olio extravergine italiano. Oppure prodotti come questa scarpa dove è fatta totalmente all'estero ma l'ultima lavorazione minimale è fatta in Italia e quindi esce come scarpa fatta in Italia. Capite davvero che questo non è il Made in Italy. Dal 2009 il numero di pezzi falsi sequestrati dall'Agenzia delle Dogane è sceso da 11 milioni a 1 milione e mezzo. Sembra quasi che il fenomeno della contraffazione non esista più. Assolutamente no. A causa di questa norma è stato depenalizzato il reato di falsa etichettatura. Cioè, chi fa entrare merce con un'etichettatura volutamente falsa non subisce più un reato penale, ma è diventato un illecito amministrativo, cioè paga soltanto una multa. E soprattutto l'importatore o l'imprenditore che fa entrare del materiale può anche non dichiararne la provenienza, ma può dire che lui sistemerà le cose, dichiarerà la provenienza nel momento della commercializzazione. Cioè capite che io non fermo più il materiale all'ingresso, ma sposto il problema, sposto il controllo alla fase finale, quindi alla sua commercializzazione. Quindi sarebbe come trovare un ago in un pagliaio. Con questa mia proposta di legge si vuole tornare alla situazione d'origine. Pertanto chi falsifica un'etichetta, chi imbroglia con un'etichetta che non è vera, è punibile di reato penale, perché di fatto un imbroglio si tratta. E soprattutto è sempre obbligatorio dichiarare da dove proviene la merce. Una proposta di legge che protegge e aiuta davvero chi produce in Italia, in quanto la provenienza di qualsiasi materiale e l'etichettatura è una cosa seria, perché avere il Made in Italy è un vantaggio competitivo davvero importante. Aspetto tutti i vostri commenti su questa mia proposta di legge.